Cinciarini fuori per Sinis, libero da tre, prende la bomba senza paura. Questo è il canestro. Cinciarini per Kaukenas, gioca pick and roll proprio con Cervi che poi taglia dentro. Kaukenas ricoinvolge Sinis, ancora libero da tre, altro giro, altro regalo di Oyar Sinis. 10-4. Devastante Sinis all'inizio, grande fiducia, non ha paura, non esita. Sì, avete visto che ha disegnato uno schema, ma è successo un po' un battibecco tra lui e Cinciarini. Cinciarini nervosissimo per le due palle perse, i due sono scusati adesso, non so se l'avete visto, ma Cinciarini era nervosissimo e Meretti gli ha dato varie volte a stare calmo e Cinciarini gli ha risposto, però la situazione è velocemente rientrata con l'abbraccio che avete visto adesso. Coach, capitano queste cose quando si vuole vincere, avete visto, sono passati 10 secondi e subito si sono abbracciati, sì, come per dire, boh, ok, è finita, basta. Figuriamoci. Cinciarini a fare la rimessa. Esce Sinis, riceve Cinciarini, piccherò il Congigli, attacca il Cincia, si butta dentro, fino in fondo, si appoggia, bellissimo. Risponde così. Super Cincia. E poi va a battere il 5 a Max Benetti. E allora, 12° punto per Cinciarini, 33-28 all'intervallo. Reggio. Proviamo la gestione. Cinciarini attacca, si ferma, Sinis subito da 3. Bomba! Oh, Sinis! Scatenato 3 su 3 più 12 Reggio Emilia, massimo vantaggio più 12, 43-31. Mamma mia, Oyar Sinis, che semifinale che sta facendo, infallibile fino adesso. Armis, sempre Sinis a 7 cambio, piccherò con Borovnia che proverà a attaccare perché Cervi ha 3 falli. Armis torna fuori, Lorbeck attacca anche lui fino in fondo, sbaglia Borovnik, lotta 2 volte, 3 volte, alla fine la battaglia, ne esce Sinis. Contropiede reggiano, Cinciarini per Kaukenas, fino in fondo, Kaukenas! Stanno andando via adesso più 14 con il quintetto base. Impazziti reggiani, coach, time out immediato. Assolutamente. Sul piccarole, e qua si ferma un po' la circolazione, si va da bella allora. Niente da fare, Sinis prende la bomba allora, ha ragione lui, Oyar Sinis! Mamma mia! Che partita lui! Più 11! Forse gli hanno detto, coach, ma non è la prima volta quest'anno che ci sono gli scout NBA a vederli. Detroit e Memphis questa sera al Paladozzo, Borovnia che inciampa e sbaglia, belli contropiede, c'è White da solo, James da schiacciare! Well, James White aspettava questa, vediamo la sua partita da qui in poi. Più 13 Reggio Emilia. The flight decolla. Yeah.